siamo a Cicciano in compagnia di Padre Mariano. Buonasera Padre Mariano. Buonasera, buonasera. Padre Mariano è parroco proprio della parrocchia di Cicciano ed ha organizzato lui questa serata di allegria e di gioia per ricordare il cammino fatto quest'estate dai ragazzi di Cicciano, il sinodo, proprio quello che me lo chiama appunto il Papa, dal greco, e significa camminare insieme. Volevo chiedere a Padre Mariano proprio a questo proposito il valore del cammino nella cristianità, ma in generale forse nella spiritualità. Ricordiamo altri cammini importanti legati alla fede come il cammino di Santiago, che è molto duro. Secondo lei, ecco, questo cammino fatto insieme, che cosa ha comportato nell'animo di questi ragazzi? Allora, il cammino, il titolo è Per mille strade, sì, l'hanno così chiamato, perché non l'abbiamo fatto solo noi qui a Nona, nella Campania, ma in tutta Italia ci sono stati diversi cammini e tutti i cammini sono arrivati a Roma. Il cammino, il pellegrinaggio, diciamo, fin dall'antichità è simbolo della vita, simboleggia la vita che è un cammino, un pellegrinaggio verso una meta. E oggi soprattutto si sta riscoprendo, no? L'idea del pellegrinaggio, proprio perché si è persa la meta, allora si cerca di ritrovarla anche attraverso un cammino fisico, come hai detto tu, Santiago, c'è anche la via Francigena che porta a Roma. E noi, diciamo, il cammino ce lo siamo un po' inventati nella Campania, toccando alcune realtà, come dire, significative, dove c'erano delle figure di santi come Sant'Alfonso ad Arienzo, come San Paolino a Nola, come a Madonna dell'Arco alla Madonna dell'Arco, San Gennaro a Napoli e infine San Paolo a Pozzuoli. Grazie Padre Mariano. Prego, grazie a voi. Io non mi nascondo, io sono stata una di quelle suore che hanno accompagnato, sono state testimoni del cammino di questi giovani insieme al parroco Don Mariano, e devo essere sincera, per me sono stati veramente un esempio questi ragazzi, perché io di marce ne ho fatte ma ero sfatta proprio, e invece loro mi hanno dato proprio una testimonianza di coraggio, di audacia, e non si sono lamentati, sono stati veramente eccezionali. Buonasera a tutti, io sono Francesca e questa sera proverò a condividere con voi il cammino che ho fatto insieme ai miei amici verso Roma. Vorrei iniziare col dire che non ci sono parole per definire la bellezza del pellegrinaggio. Devono ancora inventarle. Per me però è stato fenomenale. La mattina del 7 agosto siamo partiti da Maddaloni con gli zaini in spalla, consapevoli che sarebbe stato un cammino duro, un cammino con sofferenze fisiche, un cammino che ci avrebbe però regalato la gioia che vedete stasera sui nostri volti. La gioia di aver camminato insieme a 250 giovani e innanzitutto assieme al Signore per portare a tutti il suo amore. Di momenti bellissimi ce ne sono stati tantissimi, anzi, ripeto, non ci sono parole adatte per commentarle, come la serata a Nola dove abbiamo incontrato il nostro Vescovo Francesco ed insieme a lui abbiamo adorato il Signore. Oppure l'arrivo a Napoli, dove ci hanno accolto calorosamente, aprendo nel vero senso della parola le porte della loro casa. È stato tutto meraviglioso. In questo cammino ho imparato tante cose, ma soprattutto che Dio vuole stare nella nostra vita, anche se non è delle migliori, perché Lui è a scegliere e noi possiamo soltanto compiere il suo disegno di vita che ha pensato su di noi. Buonasera, mi chiamo Annalisa, ho 17 anni e il 7 agosto ho partecipato alla Marcia dei Giovani verso Roma. Io all'inizio non volevo farlo, avevo paura di non farcela, di non essere in grado, ma poi grazie anche ai miei amici ho deciso di mettermi in gioco. I primi giorni sono quelli più bui e più cupi perché non ero abituata a tutto quel dolore. Allora ho sofferto molto, ma comunque c'erano i miei amici a fianco a me, con i quali ci siamo dati coraggio a vicenda. Durante il cammino ho conosciuto persone fantastiche con le quali ho condiviso tutto, gioie, dolori, e anche se ci conoscevamo da poco, anche se eravamo di paesi diversi, ci trattavamo proprio come dei fratelli. La marcia rappresentava la nostra vita e quindi come tale ho deciso di dare importanza a tutti gli aspetti. Per esempio, anche quando abbiamo dormito per terra a Roma, lì ho capito molte cose e la prima fra tutte è che io sono fortunata ad avere un letto su cui dormire, perché a volte queste cose ci sembrano così scontate, ma anche hanno loro un valore. Oppure un altro esempio è quando siamo stati a Nisida e abbiamo conosciuto dei carcerati. Lì ho sentito le storie di,
dei ragazzi e in particolare mi ha colpito la testimonianza di una ragazza che dopo aver conosciuto Don Fabio e dopo aver accolto Dio, la sua vita è totalmente cambiata. Questo mi ha fatto capire che anche nei momenti bui e disperati Dio c'è sempre. Voglio ringraziare il mio parroco Don Mariano, il quale si è messo a disposizione di tutti, anzi ci alleviava la stanchezza dei nostri piedi con dei massaggi quando anche i suoi ne avevano bisogno, i miei amici, i miei genitori. Io vorrei rifare la marcia, la vorrei rifare ora, in questo istante, per rivivere tutte quelle emozioni e spero anche voi possiate fare un'esperienza del genere un giorno. Grazie. Allora, buonasera, mi chiamo Fabio e sono uno dei ragazzi che ha partecipato al pellegrinaggio verso Roma. Allora, io sono stato uno degli ultimi ad accettare questa nuova sfida, perché sono stato uno degli ultimi ad esserne totalmente sicuro, perché cioè, mi sentivo debole in ogni momento, quindi ci sono stati molti momenti di debolezza, però in quei momenti ho sentito la presenza di Dio, ho sentito che volevo aprire il mio cuore a Dio, agli altri e a me stesso. Cioè, ho conosciuto nel vero senso della parola l'importanza della fede e sono un ragazzo molto, diciamo, schifettoso, quindi quindi durante questo cammino ho imparato ad adattarmi nel mangiare, nel dormire, e mi lamentavo molto poco anche nella mia testa, perché dicevo, cioè, pensavo che dovevo arrivare alla meta, pensavo solo a quello, ad arrivare alla meta, a Dio, a conoscere la vera fede, quindi non ci davo tanto peso in quei momenti. Quindi ho imparato ad adattarmi, ho conosciuto la vera importanza della vita, che comunque è bella così com'è, quindi bisogna circondarsi di persone che ti amano per così, cioè, per come sei, e che non ti giudicano, che ti aiutano, che ti sostengono, e cioè, questo mi ha trasmesso la marcia. Poi vorrei dire un'ultima cosa ai giovani, soprattutto ai ragazzi come me, che non c'è cosa più bella di scoprire la fede in Dio, e c'è, perché non lo so, ho fatto talmente di tante esperienze con l'oratorio che ormai la fede è parte di me, quindi davvero, cioè, se riuscite ad affrontare delle esperienze del genere siete fortunati, perché ve l'assicuro, è una cosa bellissima avere la fede proprio dentro. Grazie. Sono proprio in compagnia di due ragazze che hanno effettuato il cammino proprio verso la spiritualità. Sono con Ersilia. Ciao, buonasera. E Rachele. Buonasera. Allora, Ersilia, volevo chiederti, voi tra le vostre tappe di questo cammino avete anche visitato un posto chiave, che è quello di Nisida, dove avete ascoltato delle testimonianze di alcuni giovani. Volevo conoscere le tue emozioni in merito a questo momento. Allora, Nisida è stato tanto forte, perché ritrovarsi di fronte alla delinquenza giovanile crea sempre un po' di inquietudine, no? E ci mette davanti alla nostra impotenza delle volte verso una società che educa all'inciviltà, educa alla delinquenza. Ma allo stesso tempo ho provato speranza, in quanto nonostante la delinquenza sia un evento dilagante, soprattutto nel napoletano, allo stesso tempo ci sono tanti focolai di speranza. Quindi è cambiato anche il tuo rapporto col giudizio, probabilmente, no? Il giudizio verso l'altro. Sì, certo, un giudizio misericordioso. Mi sono chiesta chi sono io per giudicare un ragazzo magari più piccolo di me che si è macchiato di delitti così gravi, così grandi. Rachele, invece, tu consiglieresti questa esperienza? Sì, perché oggigiorno per i giovani non è facile avere un rapporto con il Signore. Senti, cosa hai provato durante questo cammino? La gioia. Soprattutto il sostenersi nei momenti difficili, sia fisici che mentali, la libertà di esprimere le proprie opinioni. Ersilia e Rachele, se vi chiedessi di dare un consiglio ai vostri coetanei in merito alla vita, alla luce di questo percorso, cosa è cambiato per voi? Un consiglio? Il donarsi gratuitamente. Ersilia? Di vivere la vita a pieno, cioè di prendere tutto con serietà, scoprendo i lati belli che si ha e mettendoli a servizio non solo dell'altro, ma soprattutto della società che tanto ne ha bisogno.
Allora, io con Ersilia e Rachele e con l'allegria che potete vedere alle mie spalle qui dalla piazza di Cicciano, vi saluto e vi do appuntamento al prossimo servizio. Seguiteci!